Stasera sono in collegamento con Thomas C Scalera. Buonasera, Thomas. Ciao, ciao Alessà, buonasera. Thomas Scalera è giornalista, direttore di Verano News, gestitore della web TV della Reggia di Caserta dal 2010 e dipendente del Ministero per i beni e le attività culturali dal 2001. Quindi Thomas, insomma, ha una bella carriera finora. Allora, Thomas, Sì, ascolta, grazie. innanzitutto, prima di parlare della tua carriera, come giusto che sia, manda un messaggio riguardo il coronavirus, in qualità di giornalista e più o meno cosa ne pensi? Il peggio è ancora arrivato, deve ancora arrivare, cosa accadrà? Allora, io cosa accadrà non lo so, mi posso basare su quelli che sono i numeri. I numeri sono abbastanza, diventati abbastanza ampi, ma a breve, diciamo, sapremo nei prossimi giorni se il trend si è invertito o meno, o meglio, se cominciano a diminuire questi contagi. E da quel momento in poi potremmo capire bene se il picco è arrivato, se non è arrivato, se si comincia a migliorare. Il messaggio che posso dare è quello che stanno dando un po' tutti, persone normali, persone dello spettacolo, giornalisti, eccetera, di restare a casa. Restare a casa perché solamente l'isolamento quasi totale è l'unica garanzia per diciamo, mantenere bassa la diffusione, in particolare al sud, perché al sud rispetto al nord, che ha una funzionalità della sanità migliore della nostra, una diffusione come quella della Lombardia avrebbe delle dimensioni catastrofiche, perché non siamo all'altezza della Lombardia come sanità. Tant'è vero che per le cose importanti anche qui dalla Campania ci andiamo a curare in Lombardia, no? Quindi questo è, restate a casa, noi cerchiamo in tutti i modi, io ho messo su tutta una serie di iniziative, come giornale, come persona, come vecchio nerd, facciamo delle cose per tenere le persone a casa, per intrattenere, per chiacchierare, anzi questa sera faremo il quiz, l'abbiamo sperimentato ieri sera, tu c'eri pure con noi. Lo riproporremo in maniera più organizzata questa sera e sarà una cosa carina, divertente, che aiuterà le persone a stare a casa con maggiore tranquillità. Questo è il Sempre messaggio che verso le voglio dare. 11, sempre verso le 11 10 di sera, e mezza, giusto? 11, sì. Questo è Ok, il messaggio che voglio fino alle 3 di notte. dare. Non so quanto ci va, tanto ormai i ritmi sono diventati tutta una cosa. Non fatevi prendere dallo sconforto e dalla voglia di uscire, perché questo momento, questa settimana è proprio una stretta importante. Forza e coraggio che tutti insieme ne possiamo uscire. Questo è il Allora, messaggio. Thomas, adesso invece passiamo alla tua carriera anche per cambiare un po' argomento, anche se il coronavirus per forza è un argomento di cui dobbiamo parlare tutti i giorni, è Sta una situazione. monopolizzando tutto. Come nasce la tua passione per il giornalismo, in particolar modo so anche per i videogame? Tanto è vero che tu, non c'è niente di male, ci giochi ancora, giusto? Assolutamente, a 45 anni suonati, io sono un gamer, diciamo, abbastanza impegnato, nel senso che non sono più come una volta, non ho più tanto tempo come avevo da ragazzo per giocare, quindi invece di essere un divoratore di videogiochi come ero da giovane, adesso, nell'età della maturità, seleziono, scelgo e in base a questo poi gioco ai giochi che realmente mi piacciono, quindi non ho più questa, faccio una selezione qualitativa più che quantitativa. La mia passione per il giornalismo è una cosa che affonda nella notte dei tempi, perché io, diciamo, la prima volta che ho avuto, diciamo, un'esperienza giornalistica è stato in seconda media, sì, quindi parliamo dell'88, 87-88, nella quale mi fu affidato la redazione del giornalino della scuola. I giornalisti iniziano un po' tutti così, se vogliamo, no? Io ricordo che uscì questo giornale dove ci scrivevamo a macchina articolo per articolo, lo impaginavamo su questi fogli incollando le fotografie con
con la colla così e poi facevamo le fotocopie e venivano distribuite. C'era un master con le foto incollate, ma noi distribuivamo in bianco e nero quelle con le foto fotocopiate che sembravano stampate direttamente sulla carta. 8 no, dimmi. E ascolta, ma tu secondo te no, nel considerare la figura del giornalista e anche la tua carriera finora, quali possono essere i piaceri e le difficoltà che un giornalista può incontrare? Allora, una delle difficoltà è stata quella che io, per poter fare giornalismo, personalmente diciamo, mi sono dovuto rimboccare le maniche e lavorare da solo, nel senso che io nel 95, ho iniziato a scrivere per il Giornale di Napoli. Prima avevo già avuto altre esperienze sul giornale Mattino, il Corriere del della Sera. liceo. Però nel 95 ho iniziato il Giornale di Napoli. Angelo Agrippa mi inserisce in redazione, comincio a scrivere. Angelo Agrippa mi pare che sia adesso attuale caporedattore o vice direttore del Corriere del Mezzogiorno, quindi comunque una firma importante della Campania. Però a un certo punto io volevo parlare delle notizie del territorio e non mi davano tanto spazio sulle pagine dei giornali regionali, perché non esistevamo all'epoca, cioè proprio territorialmente eravamo completamente ignorati, tutto l'Alto Casertano. E quindi a gennaio del 96 io mi fondo il mio giornale perché dovevo essere libero e autonomo e di trattare le notizie locali. Per un po' di tempo siamo stati un mensile fino al 2002, dal 96 al 2002. Poi nel 99-2000 eravamo già parallelamente presenti sia sul cartaceo che online, e poi dal 2002 in poi siamo diventati solo giornale online, prima come Vairano News, oggi come Vnews, perché abbiamo assunto una connotazione che supera i confini del vairanese, ha una connotazione regionale con un'ampia pagina anche nazionale e internazionale. Allora, ascolta, tu nel 2005 Queste sono le invece. difficoltà. Sì, dimmi. Ah, i piaceri invece, scusa, i piaceri. Sono un po' mischiata la cosa, perché da un lato c'è la difficoltà a mettere insieme queste cose, dall'altro lato la grande soddisfazione quando ci riesci, no? Perché poi quando ci riesci arrivi alle persone. Io in questi giorni sto avendo, tanto è vero, ti dico la verità, stamattina avevo pensato di cambiare telefono, di farmi un telefono almeno privato per i miei familiari. Perché questa situazione coronavirus, a molte persone non bastano le notizie che mettiamo online, allora il mio numero di telefono è praticamente pubblico e io ricevo centinaia di chiamate al giorno su persone, o anche messaggi WhatsApp che mi chiedono: ma è vero questo, ma è vero quello. Molto spesso mi chiedono anche di verificare notizie di altri giornali, ma io onestamente non ho il tempo anche per Non fare sei mai questo. stato aggredito, Quindi, non sei mai stato aggredito. sì, sono stato aggredito. Mi pare che nella chiacchierata informale te l'ho già raccontata questa cosa. Sono stato aggredito nel 2015. Una notizia quasi banale, cioè una rissa tra studenti in cui intervennero i genitori, e questi genitori fecero, diciamo, un forte intervento a difesa del proprio figlio, ferendo pesantemente il ragazzo che aveva aggredito il figlio. Io scrissi questo articolo e loro vennero a casa mia con la scusa di voler chiarire, ma il ragazzo mi aggredì e i genitori non fecero niente per fermarlo. Presi E un poi. pugno e un calcio. E poi erano venuti proprio con questo pretesto. Li dovetti buttare fuori di casa, li cacciai di casa, perché erano in casa mia, sono venuti a mettermi le mani addosso in casa mia. Poi per l'intervento di una persona che era un amico in comune, una persona a cui voglio molto bene, a cui sono legato da grande affetto personale, mi chiese il favore di non querelarli, perché il ragazzo aveva già problemi e che lo avrei inguaiato. Ti dico la verità, non ho neanche preteso le scuse, perché le persone che utilizzano i metodi violenti per risolvere i problemi non ci voglio avere nulla a che fare. Quindi la questione l'ho chiusa lì, non li ho denunciati, ma conservo gelosamente
i video delle telecamere interne che documentano tutto quello che è successo, perché poi queste cose ti lasciano un po' segnato, no? Allora, nel 2005 invece hai lavorato con Silvio Berlusconi alla presidenza del Consiglio con lo staff Giorgio Lamalfa, ministro politiche comunitarie. Parliamone un po'. Sì, è stata un'esperienza bellissima, perché tu sai che io oltre, diciamo, a essere giornalista sono anche un informatico da ormai tanti anni, e proprio in virtù di questa mia professione sono stato scelto e ho lavorato con lo staff del ministro Lamalfa, che all'epoca era il ministro delle politiche comunitarie, che è di quel dipartimento della presidenza del Consiglio che si occupa del recepimento di tutte le direttive e dell'espletamento delle procedure quando ci sono le procedure di infrazione da parte dell'Europa nei nostri confronti. Quindi lavoravo nell'ufficio legislativo, facevo supporto informatico in quell'occasione, ed è stata veramente un'esperienza importante, formativa, camminare tra Palazzo Chigi, Montecitorio, girare i luoghi dove si tocca con mano proprio quella che è la governance, come si vuol dire, di questo paese. È veramente un'emozione molto forte. Lì ho avuto occasione anche di fare un'esperienza sul campo, perché il capo dell'ufficio legislativo, in virtù delle mie, diciamo, la mia professione di informatico, mi delegò per andare a una riunione dove si parlava di codice dell'amministrazione digitale, che è attualmente il codice che tutta la pubblica amministrazione deve utilizzare, con i parametri che deve utilizzare, dove partecipai alla realizzazione proprio di una parte di questo codice che ancora oggi porta un mio contributo all'interno. Ascolta, tu dalle tante informazioni che riguardano il tuo curriculum significa che sei veramente molto impegnato, sei anche presidente dell'Associazione Sportiva dei Dilettanti di Vairano. Da quando fai parte dell'associazione? Da quando sei presidente? Come fai a distribuire i Allora, tempi? ti spiego, io sono presidente dell'Associazione Sportiva Boys Vairano, esattamente dal settembre del 2006. Ah, Anche sono questa, passati anni. come il giornale, è stata una mia creatura fondamentalmente, fondata insieme ad altri amici, ma diciamo di slancio una mia creatura, che nel corso degli anni ha avuto una bella evoluzione ed è arrivata fino a risultati importanti come la prima categoria. Purtroppo adesso siamo fermi per il coronavirus e ovviamente devo dare merito alle tante persone che lavorano per il buon funzionamento di questa associazione, perché come potrai capire con le cose che faccio io non è che mi posso occupare di tutto, e specialmente l'associazione sportiva. Allora, per il giornale ci abbiamo oltre 23 collaboratori tra interni e esterni. L'associazione sportiva, 7-8, compreso lo staff tecnico, 10 persone al di fuori dei giocatori, che si occupano quotidianamente del buon funzionamento di tutti i pezzi, di tutte le parti che compongono questa associazione. Allora, ascolta, tu hai collaborato anche con TRG e New Antenna Sud. Parliamo anche di queste collaborazioni. Sì, allora Niente Antenna Sud, TRG, ma la collaborazione più importante è stata con Teleradio Matese, che mi sembra che non l'hai scritta, ma perché io non mi dimenticai di dirtelo. Con Teleradio Matese ho fatto il cameraman, ho fatto il giornalista da esterna, è un periodo molto carino perché parliamo della fine degli anni 90 e ci stavano queste occupazioni di tutti gli istituti nell'Alto Casertano. E io in maniera pionieristica mi spostavo ad intervistare i rappresentanti d'istituto dei ragazzi che avevano occupato le scuole. Facemmo proprio uno speciale importante di quel periodo. Poi ovviamente queste televisioni private sono andate via via morendo, il progetto è morto lì e io sono tornato a fare insomma, il giornalista di carta stampata come avevo iniziato prima, e nel frattempo ho avviato il percorso
anche della piattaforma web di Verano News. Altra realtà importante che riguardate, tanto è vero che tu hai ottenuto anche tante visualizzazioni, stiamo parlando del canale YouTube Il Vecchio Nerd. Sì, eccolo Parliamo qua. di questo canale, hai anche la maglietta. Il canale YouTube Il Vecchio Nerd è una scelta che ho fatto nel 2017. Considera, ti faccio un piccolo inciso. Io ero un ragazzo, da un bambino, appassionato di robottoni, perché quando ero piccolo io, i cartoni animati principali erano quelli giapponesi che raccontavano i Per esempio Dragon robot. Ball, anche Dragon Ball, per No, esempio. ancora prima, Dragon Ball è arrivato dopo. Io ti parlo di Mazinga, Goldrake, Gigi Robot Sì, sì, d'acciaio, sì. Daita. Si trasforma in Allora, un razzo missile ultra. mi facevano le domande, no? Quelli più grandi. Io rispondevo, il nome dell'arma, quale episodio, il protagonista, questa storia. Da grande ho deciso, in occasione dell'arrivo del film Mazinga Z Infinity, di raccontarla a tutti questa cosa. E quindi ho fatto un canale dove tematicamente, periodicamente, scelgo un argomento, lo sviscero e lo racconto. E iniziato così per gioco, mi sono ritrovato dopo poco tempo migliaia e migliaia di visualizzazioni e decine di migliaia di iscritti. Attualmente abbiamo 8.000 iscritti sul canale YouTube, 12.000 sulla pagina Facebook e quasi 3.000 sulla pagina Instagram, che quotidianamente seguono tutto quello che produciamo e mettiamo online. C'è da dire che è un progetto no profit, nonostante noi abbiamo, diciamo, siamo organizzati come associazione no profit e abbiamo, diciamo, delle raccolte fondi che servono per quando ci spostiamo, per le fiere, per l'acquisto di materiale, per sostenere il progetto in generale. Però la maggior parte è un progetto di volontariato che serve solo per la diffusione della cultura, degli anime, dei manga del periodo tra gli anni 70 e 80, quindi periodo classico, il periodo in cui sono arrivati per primi in questo paese. Ecco, lì ci divertiamo, lì è veramente un momento di spensieratezza, è un rapporto con i followers molto diretto, molto bello, cioè mi chiamano. Mi mandano i messaggi in privato, mi chiedono le cose, mi chiedono informazioni. È veramente, veramente una cosa molto divertente. Mi piace tanto. Io non ti nascondo, e vabbè, io ho 18 anni, ma sicuramente penso che non è brutto neanche per gli adulti, che io guardo ancora questi cartoni animati. Che male c'è? Voglio dire, una bella cosa. No, nessun male. Io ieri ho finito di guardare Trigun, che è un anime della fine degli anni 90 che vi consiglio, che sta su Netflix, e ho iniziato la revisione, diciamo, un ripasso, chiamiamolo così, di General Daimos, che è un cartone animato del 1978, arrivato ai primi degli anni 80 da noi, che adesso sta tornando di moda per le cose innovative che diceva, quindi ho ricominciato a vederlo. Naturalmente, che sia chiaro, questo è un messaggio chiaro che do anche ai followers del vecchio nerd: noi non incentiviamo mai la pirateria. Tutto quello che guardiamo lo compriamo o lo guardiamo in streaming su canali dove paghiamo, dove pago come dire, il costo dell'abbonamento. Questo che sia chiaro, perché qualcuno in privato poi spesso mi dice: ciao vecchio nerd, mi diresti dove posso vedere gratis le puntate di Mazinga? No, a parte che non lo so, ma non esiste nessun posto lecito e quindi devi andare sullo store di Amazon o sulla Yamato Video e le devi comprare se le vuoi vedere, altrimenti non è, almeno io non ti darò indicazioni per andarle a vedere. Adesso infine parliamo di una canzone, di un cantante che per me è un idolo, tanto è vero che qua ci sta anche il suo quadro che non poteva mancare nella stanza di Alessandro Vedo, Bonafigli. vedo, vedo, vedo. Stiamo parlando di Enzo Chinazzi in arte pupo, Lo autore e so. interprete di successi mondiali come Gelato al cioccolato, ma tra questa anche sarà perché diamo per i ricchi e poveri. E parliamo di una canzone che per te ha significato molto. Stiamo parlando di una canzone che fa "Mi stavi vicino e non mi accorgevo di quanto importante eri tu. Adesso ci siamo, fai presto, ti amo, non perdere un attimo in più. Su di noi". Perché per te è importante?
Allora, ti spiego velocemente perché. Perché io ho avuto una storia d'amore piuttosto lunga con una donna che ho molto amato, che è una donna russa di San Pietroburgo, che in quel periodo abitava in Italia e che io ho conosciuto e ho amato, diciamo, ci siamo amati per diverso tempo. Che è successo? È successo che quando io sono andato la prima volta a vedere questo mondo bellissimo, che era la Russia, un paese nuovo, tanto diverso dall'Italia, dal quale volevo apprendere e prendere quanto più possibile, mi sono accorto che diverse volte al giorno, nelle radio di questa nazione, passava la canzone di Pupo, in particolare questa, ma anche Gelato al cioccolato, ma soprattutto questa qua, Su di noi. E praticamente in questa fase iniziale, capirai, di storia d'amore così, così forte, così bella, questo diventò un poco l'inno di questa storia d'amore. Quindi quando sento questa canzone penso sempre a quel periodo bello, ormai di diversi anni fa, in cui visitai più di una volta il continente, scusami, la nazione, la grande nazione russa, e che a farmi compagnia c'era comunque della musica italiana, che era la musica. Anche perché, come sappiamo, non solo Pupo, ma anche tanti cantanti come Toto Di Cutugno, i Pupo, Ricchi di e Enzo Poveri, Vittorio, di Albano, Verde, una roba. Sì, sono allora tutti io quando sono famosi. stato io, Pupo, Toto Cutugno e Albano erano top, Serie A, proprio erano il massimo, me li nominavano sempre le persone con cui parlavo. Anche se oggi, visto il cielo, non credo che su di noi nemmeno una nuvola, perché è una brutta giornata. Non ho capito. Ah, oggi è brutta giornata. Sì. Vabbè, ogni tanto Allora, qualche. Thomas, io Sì, ti caro. ringrazio per la tua Grazie a te. disponibilità, per aver mandato il messaggio riguardo il coronavirus e per aver parlato della tua carriera. Ti auguro una buona giornata e ti ricordo, su di noi nemmeno una nuvola. Ciao. Sempre su di noi, mai una nuvola, per sempre. Ciao.